Buonasera a tutti e benvenuti. Con la conferenza di oggi vogliamo affrontare un argomento fondamentale del pensiero tradizionale, il concetto di fato. Questo concetto, anzi il termine stesso, fato, è a mio avviso uno dei più complessi da comprendere per la mentalità dell'occidentale moderno. Per ragioni che spero diventeranno chiare via via che procederò con questa esposizione, l'epoca attuale per gli occidentali si può dire che sia priva della coscienza del fato. E la sofferenza alla quale oggi assistiamo largamente, che si esprime in insoddisfazione, frustrazione, depressione, è fortemente provocata da tale incoscienza del fatto. Perché? Perché non conoscere il fatto significa non comprendere il senso stesso dell'esistenza umana e senza senso ci si dispera. Esiodo, che è stato il primo poeta della poesia arcaica greca che ci tramanda il suo nome, racconta nella sua Teogonia di come ebbero origine tutte le divinità in un meraviglioso mito filosofico. La prima entità che si manifestò, secondo Esiodo, fu il caos. E questa parola non indicava affatto il disordine, ma piuttosto uno spazio vuoto, profondo, un abisso. Si ricordi allora anche il libro Bereshit del Tanakh ebraico, quello che noi chiamiamo Genesi. In principio Elohim creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Quindi anche nella Bibbia c'è un abisso chiamato Theom, una materia grezza, informe, su cui opera lo Spirito chiamato Elohim. Nel mito greco Elohim non c'è, c'è solo Theom. Elohim è la volontà della natura di creare, è il principio attivo. Theom è la materia su cui agire, il principio passivo. Ma anche nel mito greco qualcosa opera sul caos, una volontà generatrice che non viene mai nominata, ma che evidentemente esiste. Se è vero che Esiodo dice che da quel caos vennero fuori Erebo, cioè le tenebre, e la notte. Le tenebre e la morte. Caos è quindi un vuoto da cui esce fuori qualcosa. Caos è la volontà di agire. La cabalistica Sefirah chiamata Keter, che abbiamo visto nelle scorse conferenze, da cui si emana la vita psichica, l'immaginario divino e quindi umano. E questo immaginario è rappresentato dalle tenebre, dalla coscienza di esistere, la Sefirah chiamata Kokhmah, e dalla notte, dall'ego, dall'oscurità terrestre, ciò che inizia a essere intelligente ma ancora non è illuminato dalla luce del giorno, la Sefirah Binah, vi ricordate dalla scorsa conferenza? Tenebre e notte poi si uniscono e generano il giorno, ovvero la razionalità, e l'etere, ovvero l'intuito. E a questo punto la psiche si è quasi perfettamente formata. Esiste il viaggio da Keter a Kokhmah, il percorso del matto che vuole diventare cosciente. Ed esiste la magia da Keter a Binah, il percorso del mago che vuole diventare intelligente. E fin qua queste cose le avevamo raccontate nelle due scorse conferenze. Ma nel racconto di Esiodo, vedete, viene ad esistere a questo punto anche l'amore, cioè l'integrazione e l'armonia, la Sefirah Tiferet, di cui abbiamo parlato proprio nella scorsa conferenza. È quindi possibile immaginare un percorso da Keter a Tiferet. Il percorso del centrarsi, il percorso della papessa, ricorderete. Poi però, oltre a questa psiche rivolta verso lo spirito,
Esiodo parla di una psiche rivolta alla materia. Appare Gea, la terra, cioè la natura fisica positiva, la gioia. E il Tartaro, la natura fisica negativa, il dolore e la sofferenza. Quindi vediamo che anche la cultura greca, come tutta la tradizione, tramanda gli archetipi ancestrali della psiche attraverso il mito. Poi Esiodo prosegue e appare Urano, il cielo. Urano si accoppierà con Gea, la terra, e nascerà Cronos, il tempo. Cronos conquisterà il trono divino, evirando il padre Urano. E anche questa, vedete, è un'immagine archetipica. Il mito del figlio che uccide il padre per sostituirsi a lui è comune nella mitologia greca. Una delle versioni più note, lo saprete benissimo, è quella di Edipo, che uccide il padre Laio e sposa la propria madre Giocasta, seppur inconsapevole che ella gli fosse madre. Sigmund Freud, diciamo agli albori della psicoanalisi, interpretò questo mito pensando che rappresentasse una pulsione inconscia dell'individuo di natura sessuale ad uccidere il genitore del suo stesso sesso per sostituirsi a lui sessualmente con l'altro genitore. Carl Gustav Jung, in una delle sue opere più importanti, La libido, simboli e trasformazioni, ha commesso anche lui un parricidio, diciamo, smentendo il grande Freud e affermando che l'impulso inconscio esisteva, ma non era di natura sessuale. La libido, questa energia psichica, è il desiderio dell'uomo a rinascere spiritualmente, uccidendo ciò che in lui è vecchio, il padre, per tornare nel grembo materno, la madre, e quindi vedere di nuovo la luce. Eterno ritorno, come forza generatrice, vita, e non come nevrosi da frustrazione sessuale, come inteso da Freud. Vedete, quindi, il mito ci informa che un cambiamento grandioso nella psiche umana nacque in quel periodo, diciamo, in quel periodo dell'evoluzione psichica dell'uomo, che possiamo chiamare epoca di Crono. È l'epoca in cui l'uomo inizia a concepire il tempo, la trasformazione, il cambiamento, un concetto che prima non esisteva nella psiche umana. Nella psiche umana, prima di questa epoca, tutto esisteva contemporaneamente, in un'unica visione. Lo capiamo pensando all'arte rupestre, pensando, diciamo, all'espressione artistica naturalistica degli uomini delle caverne. Quando l'uomo iniziò a elaborare il concetto di causa che genera un effetto, ecco emergere Crono, il tempo, che infatti opera il primo cambiamento, uccide il genitore, Urano, evirandolo affinché non possa più generare figli. E chi erano i figli di Urano? Vedete, i figli di Urano erano i titani ed erano associati ai corpi celesti, a dimostrazione che rappresentavano la cultura ancestrale degli agricoltori neolitici, per i quali il tempo era circolare e scandito dalle stagioni. Tutto tornava. Il serpente era uroboro, mangiava la propria coda. Ma all'epoca di Crono, il Saturno dei Romani, avviene un fatto notevole, di cui ci informa sempre Esiodo nel mito. La notte genera da se stessa, senza alcun compagno, il fato. Ed Esiodo chiama il fato odioso, l'odioso fato. Ma odioso perché? Perché per i greci, insieme al tempo, la psiche partorì questa convinzione che tutta la natura fosse permeata da questa forza, imperscrutabile, inappellabile, eterna, il fato. In realtà la parola che Esiodo usa è moros, poi il latino moros divenne fatum, participio passato neutro del verbo fari, dire, quindi col significato di ciò che è stato detto, ciò che è inappellabile. Il fato è ciò che è inappellabile. E una forza del genere non poteva che apparire odiosa ai greci, agli elleni indoeuropei che venivano dalle steppe asiatiche,
che non avevano conosciuto l'agricoltura e vivevano della caccia. Loro erano volontà di potenza che deve. Chi ha conosciuto la coscienza di esistere, l'intelligenza di pensare, anche l'esigenza di centrarsi, gli archetipi che abbiamo visto nelle scorse conferenze, ma a cui era ignota questa idea di legge universale che in qualche modo qualcuno aveva invece sviluppato. L'avevano sviluppato i pelasgi, gli antichi abitatori neolitici dell'Europa, che a Creta avevano dato vita alla civiltà minoica prima dell'arrivo degli Elleni. Ma non solo i pelasgi, è l'agricoltura che fece nascere nella psiche umana l'idea di moros, fato. Lo scoprirono su tutto il pianeta, là dove iniziarono a coltivare la terra. I pelasgi europei, gli egiziani in Africa, i sumeri in Mesopotamia, i dravidi nel subcontinente indiano, i cinesi in Cina. Tutti questi popoli sapevano bene che la natura ha le sue leggi, che il sole rinasce al mattino, che la piena del Nilo ritorna ogni estate, annunciata dall'apparizione della stella Sirio nel cielo. E sapevano anche che se la piena fosse stata né troppo abbondante da distruggere gli alberi, né troppo modesta, il raccolto sarebbe stato buono e sarebbero sopravvissuti, altrimenti c'era la fame ad attenderli. Quindi non ci si poteva ribellare a ciò che la natura decideva. Gli invasori elleni non amavano questa idea. Non erano agricoltori. Per loro la natura era qualcosa che si sfida. Ma questa idea gliela trasmisero i pelasgi e loro la incorporarono nei loro miti. E anche loro, quindi, temettero Moros, il fato. Moros che è figlio della notte, figlio dell'intelligenza. Un'intelligenza che è forza passiva, si ricordi che Binah, no? È il controbilanciamento di Kokhma, la coscienza di esistere. Quindi questa forza passiva, l'intelligenza, mette dei limiti alla coscienza di esistere, frena gli istinti. Ebbene, vedete, è proprio questo confronto tra Binah e Kokhma, questo imporre regole e limiti dell'intelligenza alla coscienza, che fa nascere l'idea di Moros, l'idea di fato. È come se la psiche si rispecchiasse in se stessa, quindi Binah in Kokhma nell'albero sefirotico, in un percorso orizzontale, non verticale come quello del viaggio, del mago, della papessa, il percorso numero 3, a cui corrisponde la carta numero 3 dei tarocchi, l'imperatrice. Vedete? Una donna di aspetto regale, giovane, bella, con la corona in testa, seduta sul trono, impassibile, tenendo con la sinistra lo scettro, con la destra lo scudo, sul quale compare un'aquila, simbolo del potere. Ed è la rappresentazione del fatto, la legge della natura. Qualunque azione ha una precisa conseguenza, niente può sfuggire a questa legge. Il fato è figlio della notte perché è appunto la notte, Nux, l'intelligenza, che ha partorito questa idea, guardando dalla parte della coscienza. Quando cioè l'intelligenza riflette sul fatto di essere cosciente di esistere, elabora l'idea che anche l'esistenza, il nostro modo di comportarci, debba obbedire all'intelligenza. Non si esiste e basta. Si esiste nel quadro di una natura intelligente che contrappone al libero arbitrio la conseguenza, introducendo quindi il concetto di responsabilità. Vedete, sia la papessa che abbiamo visto nella scorsa conferenza, che rappresenta l'equilibrio, che l'imperatrice, che rappresenta il fato, sono figure femminili. Entrambe rappresentano il femminino sacro, quella forza limitante, resistente, che la natura oppone alla volontà dell'agire, il mascolino. La papessa è la forza equilibrante che spinge a portarsi al centro di ogni dicotomia, di ogni contrasto.
Invece l'imperatrice è la forza responsabilizzante che spinge a considerare che ogni azione ha un effetto. Per questo nasce nell'epoca di Cronos, di tempo. Al giorno d'oggi il termine fato non viene più usato, viene al limite sostituito col termine destino, che indica un concetto assolutamente diverso. Il destino è ciò che ci costruiamo con le nostre mani, non come nella mentalità romana, faber est sui quisque fortune, ciascuno è artefice della propria sorte. All'epoca dell'impero romano si era ormai diffusa l'idea che il nostro futuro dipende solo da ciò che decide il nostro ego. Ancora invece nella Grecia arcaica era ben presente l'archetipo potentissimo del fato. Noi decidiamo, certo, abbiamo il controllo delle nostre scelte, ma non abbiamo il controllo delle conseguenze. Queste le decide il fato. E l'idea che il fato sia una forza capricciosa, una forza bizzarra, è totalmente estranea al significato di questo archetipo. Il fato è semplicemente legge, che agisce in conseguenza di scelte libere. Se vogliamo capire bene il senso di questo archetipo, torniamo a Esiodo. Questo grande poeta greco ci racconta che la notte, dopo aver generato Moros, il fato, generò le moire, le tessitrici della vita, che decidevano al momento della nascita di un essere umano il destino a lui assegnato. Neppure gli dèi potevano modificarlo. Cloto, la prima di queste moire, reggeva il filo dei giorni per la tela della vita. L'Achesi assegnava il destino avvolgendo al fuso il filo della vita. E infine Atropo, l'inesorabile, tagliava con le forbici il filo quando giungeva il momento della morte. Sembrerebbe quindi da questo mito che il destino sia preordinato, che il fato decida anche del destino, che non esiste il libero arbitrio, ma non è così. Platone, in quel suo meraviglioso mito che è il mito di Er, racconta proprio a dovere il senso di questo archetipo del fato. Vedete, Er, ci racconta Platone, è un guerriero morto in battaglia. Il suo cadavere viene raccolto e condotto per essere bruciato, come era l'uso, sul rogo. I morti venivano cremati. Ma proprio prima che gli diano fuoco, Er si risveglia e racconta ciò che ha visto nell'aldilà, raccontando anche che gli dèi gli hanno concesso di ritornare sulla terra proprio per rivelare agli uomini quello che ha visto. E così Er dice di avere visto un luogo in cui esistevano due abissi in cui le anime venivano smistate. Le anime buone finivano per mille anni in una specie di paradiso dove godevano, dove venivano premiate. Le cattive andavano a finire in una specie di purgatorio dove soffrivano sempre per mille anni. Dopo questi mille anni, le anime buone e quelle cattive poi si devono reincarnare. Prima si recano al cospetto delle tre moire, che devono cucirgli addosso il loro destino, ma non sono le moire o il fato a scegliere questo destino. Le anime vengono radunate da una specie di araldo che distribuisce a caso dei numeri. Infatti prende i numeri e li getta per aria. Ogni anima prende quello che è caduto più vicino. E questo sottolinea come nella nostra vita ci sia comunque una componente di casualità. Il numero serve per dare un ordine alle anime, no? Come il numeretto che andiamo a prendere alla posta, in maniera che le anime che hanno il numero più basso scelgono per prime in cosa reincarnarsi. Chiaramente chi ha il numero 1 è avvantaggiato perché ha una scelta maggiore, ma deve comunque sapere scegliere bene. Dunque c'è sì una componente di casualità, ma il destino se lo sceglie l'anima. Infatti, in ordine di numero, ogni anima può scegliere uno tra i tanti destini disponibili. Quelli che hanno numeri sfavorevoli non sono necessariamente svantaggiati perché scelgono dopo, perché le possibilità di scelta che gli restano sono sempre tantissime. Inoltre, chi è primo non sempre effettua buone scelte. Vedete,
racconta che nel suo caso chi scelse per primo scelse la tirannide, scelse di diventare tiranno, perché il diventare tiranno gli aveva fatto una buona impressione. Poi, questa stessa anima, quando si accorse di ciò che comportava l'essere tiranno, non voleva più esserlo, però ormai era troppo tardi, perché le Moire ormai gli avevano dato il destino di tiranno e lo avevano lanciato sulla terra con questo destino, dopo averlo immerso nel fiume Lete, perché dimentichi, perché le anime ritornano sulla terra dimenticando ciò che gli era successo. Per esempio, R dice che per ultima era arrivata l'anima di Ulisse, che stanca della vita passata movimentata, Ulisse ebbe una vita molto movimentata, scelse la vita di un comune cittadino. Quindi, in definitiva, ogni anima sceglie il suo destino in base alle esperienze passate. Ecco come opera il fato. Le scelte che facciamo in vita condizionano le nostre convinzioni e quando saremo davanti alle Moire, la nostra scelta ne sarà influenzata inevitabilmente. Quindi se in vita non abbiamo saputo renderci conto di cosa sia il bene, è conseguenziale che sceglieremo il male. Il fato esprime tale conseguenza, la responsabilità che deriva dalle nostre azioni, una responsabilità ineludibile. Vedete, il 1927 fu un anno molto importante per la storia della filosofia. Fu l'anno in cui il filosofo tedesco Martin Heidegger diede alle stampe la sua opera fondamentale, Essere e Tempo, un'opera che avrebbe introdotto nella cultura umana forse la più straordinaria riflessione sull'esistenza mai concepita dopo Platone. Perché in Essere e Tempo Heidegger si occupò dell'essere, si è occupato dell'esistenza. Cosa vuol dire io sono? Si chiede Heidegger. La filosofia occidentale aveva sempre risposto a questa domanda in senso metafisico. L'essere è qualcosa che sta oltre la fisica, è trascendentale alla natura fisica. Heidegger, fin dagli anni giovanili, rifiuta questa visione, la cui fondazione lui attribuisce a Platone, che appunto vedeva nelle idee che stanno nel mondo iperuranio il fondamento dell'esistenza. In questa visione, secondo Heidegger, l'essere è visto come un oggetto, qualcosa che può essere conosciuto da un soggetto, è un ente. La metafisica occidentale, secondo Heidegger, ha fatto immaginare all'uomo che la realtà sia un insieme di enti, la cui manifestazione materiale, la sedia, il tavolo, Heidegger stesso, qualunque altro essere umano, sono gli effetti di questi enti trascendenti che ne costituiscono il fondamento. È così che Heidegger legge Platone, il concetto stesso delle idee platoniche, di cui gli oggetti materiali sarebbero copie. Per Heidegger, l'essere invece è definito come esserci, in tedesco Dasein. Che cosa significa questa parola tedesca, Dasein, esserci? L'uomo è un insieme di qui e ora, e cioè il risultato dell'incrociarsi di molte contingenze. Può avere ad esempio i capelli neri, piuttosto che biondi, può nascere con una predisposizione per la musica oppure per le lingue straniere, può essere nato in qualche area sottosviluppata del mondo oppure avere la possibilità di studiare. Insomma, l'esserci è l'insieme delle contingenze che non ha scelto, ma che gli sono state imposte dal caso alla nascita e all'insegna delle quali è chiamato a vivere la sua vita. E quindi sembra di risentire la parte del mito di Er in cui all'anima è assegnato un numero a caso. Ad ognuno di noi è assegnato un numero a caso, se ci pensate. La riflessione
di Heidegger. E se si può correggere questa apparente insensatezza? L'essere soltanto il risultato di tanti qui ed ora? E rispondere a questa domanda significa evidenziare quale sia il senso della vita secondo Heidegger. L'esistenza è lotta, è confronto contro queste contingenze, una battaglia che è possibile vincere, cioè dargli senso, grazie alla libertà. Solo la possibilità di scelta libera può salvare l'uomo dalle catene del qui ed ora, dal semplice hic et nunc. E come si esercita la libertà? Secondo Heidegger si deve optare tra diversi progetti di sé possibili. Progetti non nel senso di progetti per il futuro, progetti nel senso di destini da realizzare. Come nel mito di Er, l'uomo è chiamato a scegliere di dare una qualche forma a sé, di fare liberamente qualcosa di sé. E solo in questo modo può vivere autenticamente e far emergere l'essere. Si può, per esempio, optare per sviluppare la propria predisposizione alla musica e diventare quindi dei musicisti, o invece ci si può dedicare ad altro, studiando filosofia, diventando un docente universitario. Si può scegliere poi di sposarsi, avere dei figli, oppure di vivere una vita da single. Si ha la possibilità di iscriversi a un'associazione di volontariato e trascorrere quindi le vite proprie in aree del mondo sottosviluppate per aiutare gli altri, oppure di vivere una vita interamente dedita ai piaceri. Sono destini che si scelgono. Con Heidegger, esattamente come per Platone nel mito di Er, il concetto di fato riassume la sua autentica originalità archetipica. L'uomo sente di poter scegliere, ma solo se capisce che la scelta comporta una responsabilità, che ci si deve confrontare con una contingenza, un qui ed ora, che esistono sempre leggi. Allora la scelta diventa un modo per realizzare l'esistenza. Poter dire non solo sono qui, come se ci fosse arrivato per caso, ma invece ho scelto di essere ciò che sono. Sono. In qualche modo, cioè, il fato, la necessità, è là per permettere all'uomo di fare le proprie scelte e divenire sé. Vedete, dice Heidegger, il sé, nell'attuale attuazione dell'esperienza della vita, il sé, nell'esperire se stesso, è la realtà originaria. Fare esperienza non è acquisire nozioni, ma il vitale essere coinvolti, l'essere preoccupati. Vedete? Heidegger mette al centro della visione del mondo la fenomenologia, l'evento che accade, perché sono gli eventi, l'esserci, ad avere un rapporto privilegiato con l'essere vero e proprio. L'essere vero e proprio non è definito dialetticamente, non può essere spiegato. Ciò che siamo, noi lo possiamo comprendere, intuire attraverso l'esserci, attraverso il qui ed ora, attraverso la fenomenologia che viene interpretata. E qui si evidenzia l'importanza fondamentale che per Heidegger ha l'ermeneutica, l'interpretazione, che ci allontana dalla convinzione di conoscenza oggettiva della scienza moderna. Perché anche la scienza moderna, secondo Heidegger, è in fondo metafisica. Platonismo, nel senso che suppone di poter accedere alla conoscenza di enti, seppur un platonismo rovesciato, perché per la scienza moderna questi enti sarebbero solo materiali. Ma per Heidegger la questione della conoscenza assume un aspetto differente, che non si concentra più su una ricerca di presupposti, di cause, su una descrizione dell'essere. Lui dice invece che
La conoscenza è un procedere inquieto, ansioso, da una molteplicità all'altra, che scende nella profondità della vita e si pone in qualche modo in consonanza con la vita stessa. Per mostrare la problematicità di questa connessione tra vita e conoscenza, Heidegger fa riferimento a quella frase del Genesi in cui si dice: e Dio il Signore fece crescere l'albero della vita nel mezzo del giardino e poi l'albero della conoscenza del bene e del male. Ecco, vedete, attraverso questa frase Heidegger commenta questo incedere precario della nostra indagine filosofica. No, lui scrive: siamo andati attraverso la povertà del deserto e vi persistiamo, invece di conoscere eternamente le cose, di comprendere osservandole e di guardarle comprendendo. Vedete, abbiamo fatto una scelta sbagliata. Heidegger torna all'originale archetipo dell'essere. La filosofia dovrebbe andare alla ricerca di un accesso genuino all'origine della vita, che per Heidegger si guadagna rimanendo fedeli al principio che tutto ciò che si intuisce nell'esperienza deve essere assunto per come è intuito, non rielaborato, teorizzato, schematizzato. L'intuizione fenomenologica si radica nell'intuito originario della vita, l'atteggiamento dell'esperienza vissuta, della vita come esperienza vissuta, anzi l'assoluta simpatia della vita, che è identica con l'esperienza, l'essere conosciuto da una psiche che intuisce osservando il proprio esserci, la propria quotidiana esperienza nel tempo. Ecco perché il fato, che altro non è che il confronto con questa contingenza, con la legge di natura, nasce nel mito greco all'epoca di Crono. È la coscienza del tempo che mette la psiche umana davanti al problema dell'esserci e gli dà la possibilità di indagare l'essere, di porsi la domanda chi sono, a partire dall'esistenza quotidiana. Vedete, Heidegger sembra attribuire a Platone l'inizio di questa visione corrotta della realtà come metafisica, come enti, invece che come esperienza vitale dell'esserci. Diciamo che in questa lettura di Platone si nota però una evidente unilateralità della lettura di Heidegger. Heidegger legge Platone solo come il filosofo delle idee, cioè colui che ipotizza l'esistenza dell'iperuranio, ma se noi leggiamo l'intera opera di Platone, la profondità immensa del suo pensiero, la sua sottigliezza, vediamo molto altro nel pensiero di Platone. Pensate al mito della caverna di Platone, che è un percorso conoscitivo che parte dall'esperienza materiale e fisica, per giungere attraverso un percorso graduale che coinvolge tutte le possibilità della psiche umana, anche la razionalità, fino all'intuizione del noumeno, che non è un semplice oggetto, ma un momento in cui il soggetto incontra la realtà più profonda e la incontra in se stesso. Cioè, in altre parole, le conclusioni di Platone circa l'essere non sono granché differenti da quelle a cui 22 secoli dopo arriverà Heidegger. L'essere si coglie vivendo e non dormendo un sonno tra gli enti, un sonno ontico, come diceva Heidegger. Heidegger, diciamo, su questo è fortemente, fortemente categorico. Diciamo che il destino di Platone per la filosofia moderna è quello di essere incompreso, per il fatto di essere visto come una specie di fondatore del razionalismo. Anche Nietzsche gli imputò l'inizio della speculazione dialettica, la perdita dello spirito dionisiaco a vantaggio della razionalità di Apollo. Tutto questo è nato, almeno a mio modesto avviso,
dall'incapacità del mondo moderno occidentale di sapere più comprendere il mito, di cui Platone largamente si serviva essendo un filosofo della natura, un continuatore della tradizione. È stata ben altra l'origine del sonno ontico, della visione metafisica occidentale che ha condannato l'uomo ad alienarsi dal sé e a non comprendere più l'archetipo del fato. Fu il cristianesimo che ha alienato l'essere all'uomo, non Platone. Fu il cristianesimo che gli ha fatto scordare che l'essere altro non è che la propria psiche, che la realtà è la propria psiche, che la natura non è fuori di lui, ma è tutto ciò che lui avverte dentro, esperienzialmente e intuitivamente. E il cristianesimo ha fatto dimenticare all'uomo anche le convinzioni che questa psiche è in continua evoluzione, è un viaggio tra archetipi, il viaggio, la magia, il centro e anche l'archetipo del fato, la responsabilità che la psiche avverte a fronte della libertà di agire. Ritrovare questo archetipo significa rientrare in noi stessi, sentirsi di nuovo essere che sceglie e che è responsabile delle proprie azioni. Prima tra queste scelte, scegliere cosa essere, per dirla con Heidegger, scegliere un disegno di vita, per dirla con i greci e col mito di Er, scegliere il proprio destino. La vita, con questa visione, torna ad essere un'avventura con un senso, ritrovarsi, trovare il sé. È bellissimo quello che scrive Heidegger. Il sé, nell'attuale attuazione dell'esperienza della vita, il sé nell'esperire se stesso, è la realtà originale. Fare esperienza non è acquisire nozioni, ma è vitale essere coinvolti, l'essere preoccupati. Quello che vi ho letto quindi poco fa ci attesta che il fato testimonia tale realtà, che può essere accettata facendoci conti, oppure negata, rimanendo nel sonno ontico, credendo che la realtà sia solo un insieme di enti che stanno là e noi dei soggetti che possiamo interagire con questi enti esterni, estranei, da alieni. Vedete, nella cultura indiana di origine vedica esiste un termine antichissimo che esprime un concetto centrale del pensiero vedico. Questa parola è karma. Nell'antico linguaggio dei Veda era karman. E questa parola significa tanto azione quanto obbligo. Nei Veda designava l'atto religioso, il rito, che se compiuto correttamente obbliga gli dèi a rispondere in maniera benigna alle preghiere. Perché anche gli dèi devono sottostare al karma, alla legge cosmica che assicura che a ogni azione corrisponderà un effetto inevitabile. Secondo le Upanishad vediche, l'uomo modella il suo destino come un orefice. Come un orefice, diciamo, modella il suo gioiello, perfezionandolo, rendendolo più bello. Quindi, ancora una volta, come nel mondo greco-romano, troviamo che il destino, per la tradizione, è forgiato dall'uomo stesso con le sue azioni. Il fato, invece, il karma vedico, è il meccanismo secondo cui a un'azione giusta corrisponde un miglioramento della condizione umana, a un'azione ingiusta un peggioramento. Possiamo a questo punto chiederci, ma giusto e ingiusto rispetto a cosa? Vedete, rispetto semplicemente alla natura, all'ordine naturale delle cose. Per gli induisti vedici, come per l'intera tradizione, la natura, come si è detto, è pura psiche, Brahman, lo chiamavano, senza personalità e senza attributi, al di là dell'essere e del non essere. Il Brahman coincide con l'Ein Sof della Kabbalah, che si autodetermina solo quando inizia a emanare le Sefirot, a partire da Keter, la volontà di agire, ma nella sua realtà intima, la natura,
e nulla è tutto, è assolutamente indeterminata, inconoscibile, impersonale per la tradizione. Noi invece, come esseri umani, ci sentiamo determinati, ci consideriamo soggetti individuali. Ma in realtà la nostra essenza, che nei Veda è chiamata Atman, la nostra anima, non è altro che Brahman, che è divenuto sé individuale. Il sé individuale coincide con la natura universale. La psiche individuale coincide con la psiche universale. L'Atman è Brahman. Esiste una sola natura, un solo essere. Vedete, però, l'essere umano nella vita di tutti i giorni è come alienato dal suo essere, se ne sente separato. In realtà è solo distinto, non separato. La scuola filosofica vedica dell'Advaita Vedanta insegna che la realtà è aduale, non duale, che nulla è separato. Quindi la separazione è solo conseguenza dell'illusione, di quella maglia che come un velo occulta la verità. I greci dicevano che la verità è aletheia, e Heidegger notava che aletheia come parola si compone di un alfa privativo e da lete, oblio. La verità dei greci era assenza di oblio, svelatezza, esattamente come per gli indiani vedici. La via giusta è quella di perseguire la svelatezza, è quella di svelare. Nei Veda c'è una parola che indica questa via, moksha. Moksha è considerato, diciamo, il definitivo abbandono della concezione materiale e mondana dell'ego, la perdita del legame della dualità, il ristabilimento della propria natura fondamentale, il sé. Moksha è liberazione, affrancamento, è l'obiettivo della filosofia ed è, diciamo, il fato che stabilisce la possibilità di tale affrancamento. Moksha è comprensione, accettazione del fato, del karma. Vedete, oggi quanto siamo distanti da questa visione della realtà. Noi oggi, nella società dei consumi, sappiamo parlare solo di libertà nel senso di possibilità per l'ego di affermarsi individualmente, non riconoscendo alcun limite, alcuna regola, alcuna natura. L'esperienza non ci insegna nulla, non ne teniamo conto. La scienza tecnica, con le sue certezze materialiste, ci ha sprofondato nel più completo sonno ontico. Siamo alienati da tutto, separati da tutto, viviamo in questo mondo di particelle, che è il modello standard della fisica. Ma non conosciamo noi stessi, non siamo artefici del nostro destino perché non riconosciamo il fato, il karma. Non ci assumiamo la responsabilità delle nostre azioni. Solo la filosofia, come amore per la conoscenza, può salvarci, diventare per noi moksha, liberazione. Scriveva Heidegger, il filosofo soffre sempre per la vita, poiché in lui le problematicità della vita sono reali, ma là dove gioisce, ecco che tale gioia è ricca e traboccante come in nessun altro luogo, poiché essa attinge la propria pienezza e purezza, traendola dai remoti abissi dell'interpretazione dell'esistenza. Interpretare l'esistenza, comprenderla, abbracciarla, guardare in faccia il fato, l'imperatrice, le nostre responsabilità. Così potremmo ancora costruire il nostro destino. Vi ringrazio per l'attenzione. Alla prossima.